Ormai diventa sempre più importante e altrettanto facile comunicare con chi non vive nel nostro paese. La scuola e l'Europa sono entrate sempre più in sinergia al fine di favorire lo scambio, la socializzazione e anche in parte la preparazione degli studenti di tutto il vecchio continente, che hanno modo così di interagire divertendosi e arricchendosi. Con questi propositi nel 2009 è nato il progetto Elvis, a cui ha aderito il nostro liceo. Le classi coinvolte vi partecipano con entusiasmanti e svariate attività che stimolano alla socializzazione e alla voglia di conoscere. Con grande entusiasmo anche la classe prima I è entrata a far parte di un singolare progetto. In cooperazione con alcune classi di settimo grado delle scuole tedesche sta realizzando delle strisce di fumetti in lingua latina. Gli alunni, attraverso i moderni strumenti di comunicazione, stanno utilizzando, approfondendola, una lingua che qualcuno crede morta, per inventare l'inizio di storie che i loro compagni tedeschi dovranno continuare, per poi affidarne la conclusione agli italiani. Le storie prendono spunto dal De Amicizia, pur sfiorando tematiche delicate legate alla realtà quotidiana dei giovani d'oggi. È un primo passo verso lo scambio interculturale tra gli studenti dei due paesi. I più meritevoli tra questi si incontreranno nel triennio. Questa è un'occasione da non perdere per chi intende approfondire le proprie conoscenze e viaggiare, non solo fisicamente, oltre i confini nazionali per allargare orizzonti e amicizie. Through chaos as it swirls, it's us against the world.